Allora, ragazzi, vi leggo una cosa perché sennò sembra veramente che oggi abbiamo fatto solo scambismi di l'uscita di Modena. Di chi è questa lettura? Se torna lì. È di Sadhguru. Supposa è di. Metti che. Sentiamo un attimo la sua voce. Dai. How I am is my choice. This is my way. No matter what they do, I'm like this. Because I have not given that freedom to anybody. Suppose I abuse you. Che bello, quando vado a New York, che ho una mia amica che è, diciamo, lei è americana, ma è di origine, diciamo, i genitori sono indiani. Quando la mamma parla così. Cioè lei no, c'è proprio tutto, perché ovviamente. Però la mamma dice: oh, very good, good, good. E fa molto simpatia. Come sono fatto? Mamma mia, come sono fatto stamattina, lunedì. No, come? Sentite questo, che dopo faccio la foto e la trovate io sul mio Instagram. Postata, va bene, o anche postata. Su Maurizio. Però ascoltate, io parlo in prima persona, ma è Sadhguru che lo sta dicendo. Come sono fatto è una mia scelta. Questo è il mio modo di essere, no? Il mio modo di esistere. Non importa cosa facciano gli altri, io sono così, perché non ho intenzione di cedere a nessuno il potere di decidere come devo essere. Beh, questa è stupenda. Non c'è papà, non c'è mamma, mariti, moglie, figli, società, posto di lavoro, niente. A nessuno do il potere di decidere come devo essere. Qualcuno può farvi impaurire, qualcuno può farvi arrabbiare, qualcuno può rendervi felice, qualcuno può farvi disperare. Questo potere è un privilegio che io ho deciso di tenere per me. Menchia. È tempo, cari ascoltatori del Volo del Mattino, che lo facciate anche voi. Perché pensateci, se qualcun altro fuori da voi può decidere cosa succede dentro di voi, non è questa la massima forma di schiavitù? Suppose I abuse you.